proprio all'inizio del 1900, questa canzone viene composta da due grandi autori. Quando viene presentata questa canzone si dice una canzone di Russo e di Capua, però non hanno detto assolutamente niente, perché quando parliamo di Russo tutti quanti pensano a Ferdinando Russo, ma non c'entra proprio niente. Invece la canzone è di Vincenzo Russo, che è un poeta. Ferdinando Russo lo sappiamo che poeta era, praticamente ebbe solo la sfortuna di nascere e di diventare grande nei momenti in cui aveva a che fare con Salvatore Di Giacomo e Benedetto Croce, quindi praticamente la sua figura viene un pochino offuscata. Poi Ferdinando Russo era un poeta popolare, molto bravo. Vincenzo Russo invece è un poeta lirico, un poeta eccezionale, fenomenale. Poi vi dico perché. Perché noi questa sera, tra le serenate, ne ascolteremo tre di questa bellissima accoppiata, cioè di Vincenzo Russo ed Edoardo Di Capua. Edoardo Di Capua è l'autore di Io Solo Mio, quindi quando scrive questa canzone già è diventato famosissimo, perché Io Solo Mio è una canzone che poi girerà tutto il mondo. Pensate che nell'archivio storico della canzone napoletana questa si trovano la bellezza di 186 interpretazioni diverse, cioè ci sono 186 incisioni di 186 cantanti diversi, quindi cantanti di tutto il mondo. E Vittorio Paliotti, che è un grande scrittore storico della canzone napoletana, parlando appunto di Lucia Vasà, dice testualmente questo che vi leggo: è forse la più bella canzone napoletana dalla melodia candida e innocente che vola nella strofe e nel ritornello verso i cieli più tersi dell'arte di tutti i tempi. Attenzione, noi molte volte confondiamo tra una canzone più famosa, più bella, con la canzone più nota. Faccio un esempio: O Solo Mio è certamente la canzone più cantata, più famosa in tutto il mondo, ma certamente non è la più bella canzone napoletana. Esatto. Quindi allora adesso noi ci ascoltiamo questa canzone di Vincenzo Russo e Edoardo Di Capua del 1900, e ci fa ascoltare Enzo.